Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale del Friuli Venezia Giulia e il meteo del PVG. Beh, che dirvi? Oggi vi do buone notizie e anche delle previsioni del tempo, come avete sentito dal titolo Meteo del Friuli Venezia Giulia. Vi do già una buona notizia che non si sente molto il caldo, l'umidità è completamente stata un po' svanita dalla pioggia di ieri sera e stanotte, e quindi possiamo dire che l'umidità e il caldo è meno umido, cioè meno afa, ma è un caldo secco, quindi non è da tanto fastidio. Andiamo alla notizia della appena arrivata in redazione: Cars Lifting. Auto di lusso vendute online. Si allarga la inchiesta. Giro d'affari di 35 milioni di euro. Più di 1.300 i truffati. Pensate un po' voi, non solo in Friuli, ma il resto dell'Italia. Quindi è un giro d'affari non da poco, bello largo, ma che ha truffato tantissima gente che, di cui gente di tutta Italia. E ben 3.354 persone sono state truffate. Altra notizia, testimonianza: uragano Dorian, 4 studenti friulani in mezzo alla tempesta che sta distruggendo gli USA. Dichiaro che questi 4 studenti sono lì per studiare, vi dico subito. Il caso attacca al beach party, ma lo sfogo di Jovanotti dice: l'ambientalismo è più inquinato delle fogne di New Delhi. Beh, è vero. Lignano, spacciano e nascondono la cocaina in garage. Tre arrestati a Lignano. Tre Erzo d'Aquileia, 83 anni, non rientra a casa. Trovato morto in un canale vicino casa. Gorizia evade il fisco e nasconde all'estero ben 2 milioni di euro. Nei guai un pensionato e la giovane compagna. In Friuli Venezia Giulia, piogge e fulmini mandano in tilt i treni. Infatti stanotte sono state alcune temporanee nel giro del Friuli Venezia Giulia in regione. Infatti i ritardi sono stati più di 60, quasi 70 minuti di ritardo dei treni, per causa di elettricità o cadute di fulmini nella linea ferroviaria. Ancora ben 3.000 bambini senza vaccino in Friuli Venezia Giulia rischiano di restare fuori dalle scuole. La polemica da utili idioti a spariamo al PD. Bufera sulla Lega regionale dopo gli attacchi di Pedrega e Slogar. Andiamo a vedere invece altre notizie, in particolare a Udine ancora magliette e volantini per protestare contro la chiusura del Barlume in centro a Udine. La svolta Post Italiane fa dietro front, no alle chiusure delle piccole centri del Friuli Venezia Giulia. La storica casa modenese di marchio Maserati in Friuli, l'obiettivo è di 100 auto all'anno. Altra notizia, come dicevo, ieri Amorosa ha un infarto mentre lavora, un massaggio cardiaco gli salva la vita, grazie ai suoi compagni di lavoro. Il caso Tarvisiano ancora senza internet, ritardi causati dal maltempo. Altre notizie. A Udine, via Aquileia, i furbi parcheggiano dentro il cantiere. Pensate un po' voi cosa vanno a fare anche. Andiamo a vedere altre notizie, in particolare atti vandalici al parco di Colugna. Bambini senza giochi. Sono stati danneggiati un castello di legno e uno scivolo. Non essendoci soldi per sostituirli, il comune ha transennato l'aria. Privano i bambini nel parco degli ultimi giorni d'estate.
Altra notizia, andiamole a vedere. In A4 traffico in tilt per un incidente stradale in direzione Venezia. Lo scontro è avvenuto tra San Giorgio di Nogaro e Porto Quaro. Altra notizia ancora è questa. La cronaca si perde andando a funghi, finisce sulle ripide sponde di un torrente. A dare l'allarme i compagni di viaggio e l'albergatore che hanno chiesto aiuto a soccorso alpino. Altra notizia del cronaca: pecore sbranate dall'orso Francesco, nuovo caso in Carnia. Il mammifero ha colpito ancora in quota e ha attaccato due bestie al pascolo. Normale, avrà fame anche lui. Altre notizie? Non ce ne sono. Andiamo a vedere invece il meteo, che come vi dicevo, il tempo e il caldo è diminuita grazie alla pioggia di stanotte e ieri sera. Infatti c'è la bora in questo momento presente sulla costa. Infatti, le temperature in costa sono da 24-27 gradi e si fa proprio sentire la temperatura che è diminuita. Andiamo a vedere il tempo per la situazione generale. Il ciclone delle Azzorre ci spinge temporaneamente fin sull'Europa occidentale, facendo affluire un nord Italia a correnti settentrionali con aria più fresca e secca. Infatti, in questo momento si sente un caldo secco, non afono. Andiamo a vedere il tempo per domani, 4 settembre, mercoledì. Bel tempo con cielo probabilmente sereno, sulla costa ci sarà bora moderata in alternazione. Le temperature in pianura si perderanno minime da 14-16 gradi, le massime intorno a 27-29 gradi. In costa minime da 15-21 gradi, le massime intorno a 25-27 gradi. In 1000 metri 15 gradi, 2 metri 10 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per giovedì 5 settembre. Esplore costa, bel tempo con cielo probabilmente sereno. Sui monti al mattino sereno, ma nel pomeriggio variabile, con possibili locali piogge o isolati temporali sulle Alpi e Prealpi Carniche, al confine col Veneto e con l'Austria. Sulla costa si farà borino al mattino, nel pomeriggio brezza. Dalla sera e della notte bora anche forte sulla costa. Le temperature in pianura si perderanno minime intorno ai 15-18 gradi e le massime in 29-31 gradi. In costa minime 17-21 gradi. E le massime da 25-28 gradi, in 1000 metri 18 gradi, 2 metri 11 gradi la media. Andiamo a vedere il tempo per venerdì prossimo. Si prevederà un tempo buono e aria, perché per venerdì 6 settembre al mattino da poco nuvoloso variabile, con bora sostenuta a forte sulla costa, moderata in pianura. Nel pomeriggio da variabile a nuvoloso, con bora moderata sulla costa e più nubi in montagna. Seppur con bassa probabilità, non è del tutto esclusa qualche breve o locale pioggia sparsa nelle montagne. Le temperature in pianura supereranno minime intorno ai 15-18 gradi, le massime da 24-27 gradi, in costa meno 18-21 gradi, le massime intorno ai 23-25 gradi, 1000 metri 14 gradi, 2 metri 6 gradi la media. E infine il tempo per sabato, ma sono sempre tendenze molto difficili da con la divinità del 60%, quindi molto difficile da ufficializzare. Sabato 7 settembre si vedrà un cielo da variabile a nuvoloso, in montagna probabili locali piogge anche temporalesche per qualche nevicata sulle cime più alte delle Alpi. Sulla costa si farà bora moderata, le temperature saranno notevolmente un po' più basse rispetto ai giorni precedenti. Le temperature in pianura si vedranno minime 16-18 gradi, le massime però da 23-26 gradi. In costa minime 17-20 gradi, le massime intorno a 22-25 gradi. In 1000 metri 12 gradi, 2 metri 5 gradi la media. Bene, io vi ringrazio veramente per l'ascolto e per la volontà di ascoltare il regionale TG del Friuli Venezia Giulia di AWGR d'Est, R1 e Sa Radio. Vi ringrazio per l'ascolto e che dirvi, buona giornata a tutti voi e meno male che è tornato un po' di fresco e caldo secco in nostra regione. Ciao a tutti, da Marco è tutto. Ciao ciao.